È un virus influenzale, il quale però ha le caratteristiche per diventare un virus pandemico, perché è un virus nuovo. Si presenta per la prima volta quindi sulla scena epidemiologica mondiale ed ha caratteristiche tali per poter diffondere in tutto il mondo, in quanto trova una platea grossa di popolazione che non è difesa da anticorpi nei suoi confronti. Il paziente con influenza H1N1 presenta febbre, cefalea, fatti catarrali. Fin quando in 2 o 3 giorni questi sintomi sono contenuti e poi nello stesso tempo, verso il quarto o quinto giorno, cedono, e allora il paziente è stato affetto da una semplice influenza, bisogna stare attenti invece alle possibili complicanze, cioè a febbre elevata, ma nello stesso tempo all'eventuale presenza di difficoltà respiratorie che potrebbero significare che la malattia si è complicata con un'affezione delle vie respiratorie più importanti. Si trasmette sicuramente per il contagio cosiddetto diretto in massima parte, cioè contagio diretto attraverso quelle goccioline pesanti, dette droplet, che noi eliminiamo tossendo, starnutendo o parlando con foga. Queste goccioline vengono lanciate a una distanza di 1 metro, 1 metro e mezzo e sono sicuramente infettanti. In parte il contagio può avvenire anche in maniera indiretta attraverso le mani inquinate. Io posso, tossendo, inquinare la mia mano e poi trasmettere l'infezione, il virus, porgendo la mia mano ad un altro, prima di averle lavate. Noi non possiamo dire quello che avverrà. E allora, per rispondere a questa domanda, possiamo solamente riferirci ai dati storici. Allora possiamo dire che mai nella storia delle epidemie influenzali si è verificato il cambiamento del virus durante l'epidemia, nel senso che il virus responsabile dell'epidemia o delle pandemie è stato sempre uguale all'inizio e alla fine dell'epidemia o pandemia.